gli anticorpi monoclonali. Gli anticorpi sono molecole della famiglia delle proteine e hanno la forma di Y. Il nostro corpo ne produce miliardi di tutti i tipi e ogni tipo è associato a un'azione speciale. Se un anticorpo trova il suo bersaglio, vi si attacca. In alcuni casi, invia un segnale al sistema immunitario per provocarne la reazione. La reazione può essere una richiesta di intervento inviata alle cellule affinché distruggano l'intruso riconosciuto. Oggi in laboratorio sappiamo come creare anticorpi che svolgono un'unica azione specifica. Sappiamo anche come moltiplicare questi anticorpi in grandi quantità. Si tratta degli anticorpi monoclonali. Mono per una sola azione e clone perché li moltiplichiamo in modo identico. Le cellule tumorali si proteggono dalle cellule T-killer rallentando o bloccando i loro attacchi. Sono dei meccanismi immunosoppressivi. Sopprimono la difesa del sistema immunitario. Ecco un esempio di blocco. Possono innescare il programma PD-1 delle cellule T. Cos'è il PD-1? È un programma che disattiva le cellule T. Normalmente questo programma è un punto di controllo per il nostro sistema immunitario. Permette di fermare le cellule T in modo che non scatenino malattie autoimmuni, ovvero contro le nostre stesse cellule. Affinché le cellule T siano efficaci contro le cellule tumorali, il loro attacco non deve essere bloccato o rallentato dalle cellule tumorali. Per aiutarle, si possono usare due anticorpi monoclonali, uno che protegge l'innesco del programma PD-1 e un altro che impedisce alla cellula tumorale di agire. Dobbiamo rimuovere quel blocco per attaccare meglio il tumore. I medici dicono: dobbiamo rimuovere l'inibizione del sistema immunitario contro il tumore. I ricercatori hanno identificato diversi anticorpi che attivano o bloccano diversi programmi per stimolare le nostre cellule. Ora dobbiamo scoprire come usarli efficacemente.